Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate l'hashtag Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi. Una puntata molto interessante e molto particolare, perché durante queste partite che andremo a fare in Araffa Gemme parleremo di una teoria molto interessante che sta girando per l'internet sulla possibilità che ci siano altri due brawler all'interno del gioco, che però non dovrebbero uscire col prossimo aggiornamento, quindi sono in fase di sviluppo ragazzi. È sempre una teoria perché arriva dalla community, è sempre una teoria perché arriva sempre da post rimasti o rimossi, quindi assolutamente per adesso sappiamo poche informazioni che vi dirò durante questo video. Andiamo in gioco e poi ne parliamo. Allora ragazzi, visto che sono buono, oggi ve la dico subito, quindi mettetemi un like anche voi che siete appena arrivati e siete felici che vi metto subito la notizia. Allora, i due brawler che ipoteticamente, in teoria, e non si sa se è vero o no, sono all'interno del codice del gioco dovrebbero essere Homer e Speedy. Di Speedy già si è parlato in passato, però Speedy è stato creato come concept e hanno dato anche un'idea del motivo per cui Speedy dovrebbe esserci ragazzi, perché effettivamente hanno fatto un brawler a lunga distanza e molto lento, hanno fatto un brawler diciamo mezzo tancone a distanza nuovo con un raggio lunghissimo, e ci manca giustamente il brawler con poca vita, ci manca il brawler veloce in stile Leon raga. Assolutamente. Ok, mi sono dato. Allora, questi due personaggi, appunto, Homer dal nome dovrebbe essere un brawler molto, ripeto, molto rapido e con poca vita, quindi alla Corvo. Ok? Quindi ipotizziamo che stiamo in questa maniera. Invece Speedy dovrebbe essere un brawler velocissimo con abilità che gli aumentano la velocità, la velocità di movimento, giustamente. Guardalo come si è provato a scappare quello. E non scappi. Ok, vi ho dato immediatamente la notizia. Adesso mi fate il favore di stare con me durante le partite, perché l'altra volta mi avete detto Mordochino, dici la notizia immediatamente. Allora, io ho visto anche dei concept di Speedy già fatti, vecchi concept della community, quindi probabilmente come al solito Brawl ha preso idea dalla community per fare un brawler nuovo. Quindi niente di nuovo, già è successo in passato. Intanto io mi sono fatto quasi ammazzare e ho salvato a spada Girus, grazie. Direi che questa prima partita, mentre stiamo parlando della notizia, è andata molto più che bene. Ok, vai, questo lo uccidiamo subito, ci piace. Perfetto, e sedamo, perché è giusto dasse. Allora, questi li uccidiamo proprio dai cattiveria, poracci. Seconda Araffa Gemme di oggi, e la faccio sempre con la vostra compagnia. E mi avete chiesto voi di fare Araffa Gemme perché sono meno noiose, sono più divertenti e sono anche più belle da vedere in confronto a una sopravvivenza. Su questo vi posso dare effettivamente ragione. Le sopravvivenze le utilizzerò esclusivamente se riesco per salire di trofei e non per fare partite anche nei video. Cerco di fare in questa maniera, così almeno siete più contenti e vedete magari qualche cosa di un po' più competitivo. Ok, ho salvato questa Penny in una maniera stupenda, grazie alle cure magiche di questo mitico brawler che mi permette di fare questo giochino qui. Guardali, guardali, tutti in quell'angoletto, poracci, non riescono ad avvicinarsi. Oh, si è fermato nel primo, no? L'ha fatta apposta, raga, l'ha fatta apposta. Ok, ci ho avuto paura, ho curato istintivamente, ho fatto uno sbaglio enorme, sinceramente. Ho sprecato una cura grossa in maniera poco tattica. Ok, sono riuscito a colpire loro e a curare sto Mantosic. Mantosic, spero che sei forte, perché così almeno... qua pensavo che venisse... Oh, oh, aiuto! È stato stunnato dalle bombe del Bo. Questo è devastante, ragazzi. Damose, date Bo! Date Bo, te prego. Date Bo, date. Io continuo a cercare di stare pronto con la cura su di voi. Ok, non sto utilizzando l'automira, perché qualcuno ha detto Mordu, usi troppo l'automira. Sì, quello è vero. È un viziaccio che non mi si toglie ancora a 16.000 trofei, capito? Quindi è per quello che vi dico, Brawl è facile, Brawl è facile. Terza partitina ragazzotti. Allora, stavo dicendo che Brawl è facile, ipoteticamente parlando sì, perché se una persona come me che ancora ha dei difetti, ancora ha degli auto alta, che poi vi ricordo che io gioco da PC, quindi da tastiera il modo di giocare delle volte è più rapido nei movimenti e più difficile nell'altra situazione. L'altra situazione è quella degli attacchi, perché giustamente io attacco col mouse, io non ho la diagonale col dito raga, quindi è diversa la faccenda, è molto diversa. Però giustamente i movimenti escono meglio. Il WASD sinceramente per me è molto più comodo del touch. Col touch ho molti più problemi. Infatti sono più capace a schivare che ad attaccare effettivamente. Quel Mortis è un po' aggressivo, sinceramente ci ha provato per carità, ma non era il nostro scopo che il Mortis attaccasse in quella maniera. Ok, ho cercato di curare. Il Mortis si butta cattivissimo proprio il loro, eh. E anche il nostro sinceramente non si fa
smentì. Io ho provato a curarti, ragazzo. Non c'ho le cure infinite, Ah, mi sono incastrato. Porca miseria, mi sono incastrato da solo il joystick, non so perché. E poi non è il joystick, è il mouse, scusate. Oggi ho qualche problema col mouse. Mo non so se è colpa mia. Mi sto muovendo in modo sbagliato, ma probabile. Ok, quello è stato eliminato alle spalle, oltretutto. Manco da me. Invece di curare quello che dovevo curare, ho curato l'altro tizio. No! Hai fatto lo sbaglio della vita. Curalo! Niente, raga, so io. Oggi so io che ho qualche problema col mouse. Sono andato a finire a sinistra invece che a destra. Mi sa che ho aumentato in qualche maniera la sensibilità e non me ne sono accorto. Resumo, Ok, vorrei curare. Oh, vai. Perfetto. Il nostro interesse l'abbiamo curato. Oh, quello dovrebbe morire. Perfetto. Non te buttare, non adesso. Non ti posso ipercurare. Ok, l'ipercura è andata. Possiamo anche divertirci adesso. Questo ci muore. No, è andata la mia cura. Perfetta. Dai, che riusciamo a vivere. Vivi, Mordug. Mamma mia, 12-0, sì. Ragazzotti, andiamoci a fare un'altra bella partita. Vai così, sono con una stecca e un bombardino. Ma, raga, allora, ho capito essere random, però giocare a sti livelli, almeno dovessi sapere i brawler che vanno bene per una mappa. Questi usano tutti sto stecca e lo stecca è fragile, te capita contro un bellissimo Mortis, te devasta. Il bombardino è fragile, i muri ci stanno, ma se te capita un Leon contro, te devasta. È sempre quello il problema, bisogna sapere anche a che cosa state a giocare. Che mappa state a giocare, più che altro. E te pareva che moriano tutti. Mi sa che forse è stata colpa mia là, però. Allora, qua sto a morire male. Questa la vedo veramente brutta. Regà, la vedo veramente brutta. Abbiamo dei personaggi sbagliati, non abbiamo un vero tank. Loro stanno giocando bene. Pure loro hanno lo stecca, ma il loro fa azioni, il nostro no. Il loro colpisce, il nostro sta a combattere contro l'altro stecca invece di pensare magari al pocio, che è la loro forza. Ok. Bombardino arriva, non fa niente e fa un colpo interessante. Tanto giustamente la Penny da 1,5 km ti colpisce. E hanno vinto, quello stecca è stato ucciso malissimo. Il nostro bombardino molto utile. È un bombardino utilissimo, oserei dire. Ok. Credo di andare abbastanza aggressive, ma più di questo non posso inventarmi, raga. Quella è un po' critico. No, dai, ho tirato la cura. Niente, non è partita la mia cura. Ok, sembra che hanno recuperato le robe, però mo muoiono, mi sa. Vediamo un po'. Sì, è stato ucciso adesso dalla Penny. Quello doveva solo darsi, invece non si è dato. Sì, stanno là, tutti ammucchiati. Allora, se riesco a fare qualcosa, forse. Allora, no. È l'altra, la Penny. Prendete la Penny. Non so se ce la fanno. Dai, sì. Corri, Mordug, vai a dare una mano. Niente, troppo tardi. Hanno recuperato un'altra volta, raga. Una partita a senso unico questa. Una partita totalmente a senso unico. Anche perché Pocio sta di là. Sta qua il Pocio. Ok. Dobbiamo prendere il Pocio, malissimo. Piglia il Pocio. Piglialo. E niente. Altra partitozza per noi. Andiamo a vedere. Di là c'è sta una e si chiama Renata Granata. Ma non so se è italiana. Renà, se sei qua sotto nei commenti, diccelo, Ti saluto se sei italiano, assolutamente. Anche se non sei italiana, per carità, però. Se parli italiano e riesci a capire che ti ho salutato, è meglio. Allora, c'è una Shelly che arriva in ritardo. Madonna. Ho tirato quella cura con la paura dei danni. Allora, io devo giocare più a supportare loro e meno ad attacchi sprecati. Ok, intanto prendiamo le gemmine. Allora, io ho cercato di curare lei, però non devi esagerare, ragazza mia. Ok. Non so che stanno facendo loro, non si muovono più. Lo sono resi? Mi sa, ma qualcosa del genere. Ok, curiamolo, non mi frega niente ad attaccare loro. Giochiamo da support, raga, giochiamo da support effettivo, dai. Guardalo che vuole arrivare al centro, guardalo. Allora, io devo solo curare i miei compagni a cui servono le cure. Quindi a lui e a lui. Ok, mi stanno cercando di stringere, devo stare un po' attento. Ci hanno un attimo fregato, non è vero.
assolutamente. Ok, curiamo lui. Ah, madonna, ci è mancato che morivo. Oh, mi sono curato. Vai, vai, uccidilo. No, si è dato. Non ci andà, non ci andà, non ci andà. Ok, va, vattene, vattene che ti curo. Ok, curiamo lui, ciao. Io me do tanto. Guarda come si fa, me do. No, è stato fregato. Stavo per essere fregato pure io. Ok, ho ripreso la vita. Date, ti prego, no, Jesse, non ci andà. Jesse, faccia andare il primo che è senza gemme, niente. Ok, devo curare lei e devo coprirla. Assolutamente, se ne è perso. Vai a nascondersi, vai, così ti voglio. Oh, oh, ho salvato il primo. Bam, 16 a 1. Se avete visto durante questo video, se l'avete visto sicuramente sapete dove, che ho parlato appunto di questi due brawler. Sappiamo poche informazioni e l'ho dette in quel momento specifico. Allora, arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag BrawlStars sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.